I big della politica al centro convegni Sant'Agostino di Cortona per la 3 giorni di Area Dem, una convention che porta nella cittadina della Valdichiana gli esponenti del nuovo governo Conte, come il neo ministro Dario Franceschini, Paola De Micheli, Lorenzo Guerini. Era attesa la presenza anche del neo commissario europeo Gentiloni, ma un impegno lo ha trattenuto a Bruxelles. Tanti i temi trattati, dal fatto di aver riportato l'Italia in Europa alle politiche sui migranti. Beh, intanto abbiamo riportato l'Italia in Europa, cosa che non è banale, perché l'Europa è il luogo, lo spazio della nostra vita, del nostro futuro. Non c'è tema di un qualche significato nella vita del paese che possa essere risolto solo sulla base di politiche nazionali o chiudendoci nei nostri confini. A partire di lì, l'obiettivo è quello di rimettere in moto l'economia italiana, politiche di crescita. L'Italia da troppi anni ha una crescita zero e quindi vuol dire rilancio degli investimenti. Investimenti nei settori industriali, nei settori del terziario, nei servizi, nelle infrastrutture. È l'unico modo per creare lavoro. Si è parlato però anche di unità del Partito Democratico e dell'assenza di Toscani nelle nomine del Conte bis. Io penso che il tema della composizione del governo, come sempre, lascia degli strascichi. Non mi risulta che ci siano stati veti verso nessun tipo di nominativo. La composizione, come sempre, è complessa perché mette insieme generi, provenienze, sensibilità culturali e quindi è comprensibile che rimangano delle insoddisfazioni. Quanto all'idea di una scissione, di una separazione, io dico questo: il Partito Democratico unito si è preso la responsabilità di sostenere questo governo pensando al futuro dell'Italia e dell'Europa. E sarebbe ben strano che ci si cominciasse a dividere ora, non ce lo possiamo permettere perché questo senso di responsabilità ci deve ancora vedere uniti a sostenere il governo e a lavorare per l'Italia. Ma il giuramento che si fa quando si diventa ministri o sottosegretari è un giuramento che si chiude dicendo: "E opererò nell'esclusivo interesse della nazione". Quindi credo che non sia importante, certo, poi ogni regione ha il desiderio di avere una rappresentanza, c'è, questo si comprende, però la cosa importante è che poi si lavori tutti uniti in questo senso. Credo che questo sia poi bene, tutti uniti in questo senso, con grande attenzione a tutti i territori. Renzi? Renzi è un dirigente del Partito Democratico, importante, autorevole, come del tutto evidente, è stato segretario del partito, è stato presidente del Consiglio, ci mancherebbe, è un uomo che ha certamente molte cose ancora da dire, ha un seguito, io mi auguro che continui a farlo dentro il Partito Democratico.